Buonasera Londra, oggi parliamo di un argomento molto caldo che accende sempre tantissimo le discussioni, ovvero qual è l'alimentazione naturale e ottimale per l'uomo. Da una parte ci sono i vegani che dicono assolutamente no alle proteine animali che acidificano, aumentano lo stress mitocondriale, portano all'ipotossicità. Dall'altra parte invece abbiamo quelli paleo per cui assolutamente da evitare cereali e legumi che alterano la risposta glicemica e portano a glucotossicità. Allora, a supporto di una tesi o di un'altra si porta il nostro apparato dentale, la nostra masticazione, l'apparato digerente e si cerca di far dire da una parte o dall'altra qualcosa alla scienza che in realtà non sostiene. Se volete approfondire l'argomento c'è un bellissimo libro che lo tratta, è Project Nutrition, no scherzo, è questo libro qua di un professore universitario che studia le malattie date dall'evoluzione. La nostra società si è evoluta molto molto rapidamente e questo ha portato dei cambiamenti per cui la nostra struttura non era ancora pronta. Per esempio, adesso sto parlando da seduto, ma noi non siamo fatti per stare seduti e questo comporta un aggravarsi dei problemi alla schiena, ma anche all'apparato cardiovascolare. Ovviamente Lieberman affronta anche l'alimentazione e si chiede se tutto l'evolversi delle malattie moderne, soprattutto quelle metaboliche, siano date dal fatto che quello che mangiamo non è consono alla nostra alimentazione. Se avete voglia, poi vi consiglio ovviamente di andare a leggere il libro, ma vediamo che cosa dice assieme. Copriamolo. La prima cosa che dobbiamo sapere è che oggi nessuno di noi mangia in modo naturale. Anche chi va a comprare un frutto in realtà sta mangiando qualcosa che è frutto dell'evoluzione artificiale che l'uomo ha fatto sugli alberi da millenni. La frutta in natura è poco commestibile, ha pochissimi carboidrati e zuccheri. Un esempio è la banana, che è un frutto naturalmente pieno di semi, non commestibile per l'essere umano, ma l'evoluzione artificiale che abbiamo fatto su quella pianta ci ha permesso di cambiare completamente la forma e la sostanza del frutto. In generale, tutto quello che mangiamo oggi è il risultato della selezione artificiale. Anche la carne dei supermercati ha una composizione di acidi grassi differente rispetto alla selvaggina e proprio gli stessi animali, proprio le stesse mucche, anche loro sono il frutto della selezione artificiale che abbiamo fatto. All'estremo potremmo considerare gli alimenti modificati geneticamente assolutamente contro natura. Per esempio, possiamo trovare in un cereale un gene di un pesce e uno potrebbe dire chissà questo mostro di genetica che cosa comporta per l'essere umano, ma per fortuna per il nostro organismo non cambia assolutamente niente perché chi ha studiato all'università nutrizione sa bene che il nostro apparato digerente prende le macromolecole, proteine, grassi, ma anche acidi nucleici che mangiamo e durante la digestione li scompone nei loro elementi base. Questo toglie qualsiasi principio attivo, ma toglie anche la capacità del nostro organismo di vedere l'origine di quegli elementi da dove arriva. Così un cereale naturale o uno modificato geneticamente per il nostro organismo, una volta che viene digerito, è assolutamente identico. Il triptofano, la fenilalanina, l'acido palmitico e tutti gli elementi base sono identici a prescindere dalla fonte. Per esempio, i grassi saturi prevalentemente contenuti nelle fonti animali ci sono anche nell'olio d'oliva e sono esattamente gli stessi acidi grassi saturi. Se siete contro gli OGM, lo dovreste essere principalmente dal punto di vista economico. Ecologico o non tanto, ma forse principalmente dal punto di vista economico, perché alcune multinazionali obbligano gli agricoltori ogni anno a dover ricomprare i semi, visto che quando sono venduti al contadino sono sterili. Comunque le discussioni a riguardo degli OGM non c'entrano con l'alimentazione e la nutrizione umana. Fatta questa iniziale premessa, andiamo alla tesi di fondo di Lieberman, ovvero che noi erroneamente crediamo che la natura sia buona e che ogni specie ha il suo cibo ideale. Semplificando al massimo, potremmo dire che gli erbivori devono mangiare i vegetali e l'erba e i carnivori devono mangiare la carne. Ma in realtà non funziona esattamente così, perché ogni specie mangia quello che l'ambiente gli permette di mangiare e se non riesce ad adattarsi, muore. Il panda, per esempio, che oggi è prevalentemente vegetariano, in realtà è un orso carnivoro e
le sue difficoltà di adattamento sono proprio date dal fatto che a un certo punto la carne ha iniziato a scarseggiare e lui, per sopravvivere, ha iniziato a mangiare vegetali. Noi, all'opposto, stavamo sugli alberi, mangiavamo principalmente foglie e frutti, ma a un certo punto questi ultimi hanno iniziato a scarseggiare, siamo dovuti scendere e abbiamo iniziato a mangiare carcasse. La natura così se ne frega di che cosa è meglio per quella specie mangiare, perché non guarda ai singoli esseri viventi, neanche alla loro famiglia, alla loro specie, ma guarda alla vita in generale. Questo per la nostra visione è molto difficile da accettare, perché l'uomo è al centro di tutto, ma in realtà a livello della natura, se non avessimo gli antibiotici, se non avessimo i medicinali, probabilmente diversi microbi sopravviverebbero di più all'uomo. E la recente pandemia ci fa vedere come la natura non ci mette al centro della Terra. La visione così della questione dovrebbe essere ribaltata. Dovremmo chiederci: ma quello che mangiamo oggi ci permette di stare bene? E non tanto se è naturale o meno, perché è logico che l'uomo in natura non mangiava i cereali, non aveva il latte, non aveva la disponibilità della carne come ce l'abbiamo oggi. Ma tutto questo che cosa comporta ormonalmente e metabolicamente per noi? Il diabete è dato dal fatto che mangiamo troppi cereali o troppa carne, troppi grassi? La glicazione degli zuccheri da che cosa è data? Lo stress ossidativo, chi lo causa? Ecco, queste sono le domande che a livello nutrizionale possono comportare dei vantaggi o degli svantaggi per l'essere umano, e la nostra alimentazione dovrebbe essere bilanciata per riuscire a mantenere i parametri della salute il più ottimali possibili. Chi ha una visione naturale centrica, che poi probabilmente è più il marketing che gli ha inculcato questa cosa che la reale natura in sé, dovrebbe pensare che l'uomo preistorico aveva sì una vita media molto bassa, data dalla forte mortalità infantile o durante il parto, ma difficilmente raggiungeva, anche se in piena salute, più di 50 60 anni, che comunque in natura sono tantissimi anni per un animale. Noi oggi in Italia abbiamo una vita media, grazie alla tecnologia, grazie ai farmaci, grazie a tutto quello che ci circonda, mediamente di 82 anni. Quindi riusciamo a vivere molto di più di quello per cui eravamo stati progettati in natura. Se poi andiamo a vedere i nostri ultracentenari sardi, vediamo che sono ignari dell'evoluzione alimentare. Non è che si chiede: l'uomo è fatto per mangiare o non mangiare la carne, i cereali o i latticini. Hanno avuto uno stile di vita attivo e soprattutto moderato, hanno mangiato sia cereali che carne che latticini, e quindi il segreto non è nell'escludere completamente categorie di alimenti, ma nel saperle bilanciare nel migliore dei modi. Chi alla fine fa l'estremista e sostiene una posizione o un'altra lo fa semplicemente per semplificarsi la vita. Nel momento in cui io dico no, questo assolutamente no, ho risolto il mio problema e penso di essere a posto con la mia coscienza. Ovviamente la questione è ben più complicata, altrimenti questo libro sarebbe poche pagine, invece scritto piccolissimo e ne ha 500. E quindi, come sempre, che cosa possiamo dire? Che soltanto chi conosce realmente sceglie, e altrimenti crede di scegliere. Io ti ringrazio di essere arrivato fino a qua, non pretendo che tu mi dia ragione, anzi vai a vedere, non leggere China Study o la Paleo Diet, perché quelli lì sono dei libri estremisti che sono come le squadre di calcio e fanno un bias selettivo degli studi scientifici, se ci sono. Invece cercati dei libri universitari come questo, che affrontano l'argomento a 360 gradi senza avere una squadra di calcio a cui tifare, in modo da avere realmente una visione completa della questione. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al nostro canale, alla nostra pagina Facebook o dove ci guardi, e io come al solito ti ringrazio di essere arrivato fino qua. Alla prossima!